Un barman e uno chef di successo, ex alunni dell'Istituto Alberghiero di Poppa Rozzi di Teramo, hanno raccontato la propria storia e dato dimostrazione della professionalità acquisita in questi anni agli studenti della loro ex scuola. Lorenzo Palazzese è un bartender, come si dice in gergo, un barman acrobatico che gira il mondo preparando acrobaticamente un suo cocktail, l'Ice Summit. Che cosa vuol dire essere un barman acrobatico? Beh, sicuramente è un lavoro, un ramo leggermente diverso. Io ho avuto l'opportunità di partecipare alla prima edizione del corso che si è svolta qui all'Alberghiero di Teramo grazie al professor Gianni Calandrini e ho partecipato a questo corso e è nata diciamo, la passione. Poi tanto allenamento e diciamo, i risultati si stanno vedendo. Dove lavori Lorenzo? Ti chiamano in tutta Italia? Diciamo che sono tornato da poco dall'Australia, ho lavorato lì un anno e mezzo, adesso qui in Italia andrò a presentare questo cocktail che è stato girato sulle pendici del Gran Sasso, è un video molto bello, originale nel suo campo, con delle immagini anche molto suggestive fatte anche da un drone dall'alto. In futuro penso di andare a Dubai e di provare a integrarmi in un bar facendo queste cose. Alessio De Evangelista è invece uno chef che si è specializzato alla Scuola Internazionale di Alta Cucina di Gualtiero Marchesi, anche lui apprezzato in Italia e in altri paesi. Un ex alunno dell'alberghiero, hai fatto grande strada però nella cucina. Sì, dopo il diploma alberghiero ho iniziato la Scuola Internazionale di Cucina Italiana all'ALMA a Parma con lo chef Gualtiero Marchesi, il grande Gualtiero Marchesi, con il corso superiore di cucina italiana. Una volta diplomato lì abbiamo trovato lo spiraglio di andare a lavorare per un grado maggiore come sous chef nel Lago di Como, Milano, girato un po' tutto il nord Italia per poi trasferirmi per 6 mesi in Australia. Cosa insegnerai oggi ai ragazzi? Faremo un aperitivo da abbinare al cocktail. Lorenzo e Alessio, due talenti teramani che stupiscono per la loro creatività e professionalità richieste in tutto il mondo. Oggi però hanno dedicato le loro creazioni solo agli studenti del Dipoppa per dimostrare che con l'impegno e lo studio si arriva in alto.